Siamo entrati in un clima di preghiera, abbiamo invocato lo Spirito Santo e abbiamo ascoltato questo testo della Trasfigurazione. Abbiamo condiviso una prima reazione su cosa ci ha colpito di questo testo. Ora lo rileggiamo con calma, cercando di far emergere cosa effettivamente questo testo dice. Inizia il nostro brano con sei giorni dopo. Sei giorni dopo cosa? Se dovessimo andare a leggere qualche versetto che precede il nostro brano, scopriamo che Gesù fa il suo primo annuncio della passione. Ecco, sei giorni dopo quell'annuncio, Gesù sale sul monte, prendendo con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. E questi tre sono tre apostoli che Gesù sceglie per alcune esperienze particolari. Li sceglie per assistere alla risurrezione della ragazza e saranno loro tre che insieme con lui vivranno la sua passione nell'orto degli ulivi. Vivono ora la trasfigurazione, vivranno la sfigurazione del loro maestro. E dove li porta? Li porta su un alto monte, in disparte loro soli. Loro vivono sul monte un'esperienza di solitudine con Gesù. Sul monte, e il monte è sempre il luogo dove Dio si rivela. Su questo monte, in questo contesto di riservatezza, avviene la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro. Non si dice il contesto, se di preghiera, non si dice come avviene questa trasfigurazione, ma il nostro evangelista tenta di descrivere questa esperienza attraverso l'esterno, attraverso le vesti. Le vesti di Gesù, si intende, divennero splendenti, bianchissime. Ecco, il colore bianco è il colore della trascendenza. Il colore bianco è il colore che rivela la divinità. E allora il fatto che queste vesti non solo diventano bianche, ma diventano splendenti, dicono una bellezza, dicono un fascino. E per dire che questo bianco e questo splendore supera la possibilità dell'uomo, ecco che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Sinteticamente, in altre parole, possiamo dire che l'esperienza della trasfigurazione, che non è direttamente descrivibile, ci rivela attraverso l'umanità di Gesù la sua divinità. Al versetto 4, oltre a questa esperienza nei quali Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù nella sua divinità, ecco che appare loro, vedete sempre a Pietro, Giacomo e Giovanni, Elia e Mosè, che conversavano con Gesù. C'è un terzetto perciò che dialoga. E riconosciamo sempre che Elia e Mosè sono la sintesi del cammino dell'Antico Testamento. Elia è l'esperienza profetica e Mosè la legge. In altre parole, tutto l'Antico Testamento dialoga con Gesù, oppure Gesù lo si può comprendere e conoscere attraverso il cammino di rivelazione dell'Antico Testamento. Questo quadro dei tre personaggi che dialogano fra di loro vede un po' gli apostoli esclusi, loro assistono a quello che sta accadendo. Ed ecco che al versetto 5 Pietro prende la parola e dice a Gesù, no? Pietro vuole entrare in questo dialogo e cosa dice a Gesù? Maestro, Rabbì, è bello per noi essere qui. Che bella intuizione che ha avuto Pietro. Intuisce che la bellezza di Gesù riguarda anche lui. È bello essere qui, in questo contesto. Perché? Perché Gesù trasfigurato rivela certamente la divinità di Gesù, ma rivela anche la bellezza dell'umanità liberata dal peccato. E allora c'è un'intuizione di bellezza che diventa una proposta. Facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elia. Il nostro Pietro desidera fermare questo momento di gloria, desidera che questo momento estemporaneo diventi la normalità della vita. Il richiamo alla capanna, alla tenda, a tenda dell'incontro, ha tutto un grande percorso nell'Antico Testamento, ma a me pare che possiamo davvero fermarci su questo fatto. La bellezza di Gesù è affascinante, ci attira e noi nel profondo vogliamo fermarci con Lui sul monte per gustare questa bellezza. Al versetto 6 l'Evangelista sembra commentare che questa bellezza, questo stupore ci coglie impreparati. Davanti alla rivelazione di Dio ecco che l'uomo si spaventa. E allora l'Evangelista ci vuole avvertire che Pietro non sapeva cosa dire, è spaventato. La rivelazione di Dio genera la presa di coscienza della nostra ineguatezza. Al versetto 7 però si aggiunge un'ulteriore immagine, la nube. Viene una nube che li coprì con la sua ombra. Ancora una volta la nube ha un lungo percorso nell'Antico Testamento. La nube nell'esperienza dell'Esodo e del deserto ripara dal sole, è ombra, al tempo stesso rivela la presenza di Dio. E perciò questa nube aggiunge una presenza, la presenza di Dio che con la sua ombra riveste la vetta, possiamo immaginare, di questa montagna. E da questa nube esce una voce è la voce del Padre. Il richiamo all'episodio del battesimo di Gesù al Giordano è abbastanza evidente. Là si rivelava il Figlio al popolo, qui si rivela il Figlio ai suoi discepoli. Questo Figlio glorificato è il mio Figlio che io amo, ascoltatelo. Ecco che l'essere discepoli significa ascoltare la parola fatta carne, ascoltare il Figlio. La sequela si traduce in un ascolto che è obbedienza. E a questo punto il versetto 8 sembra chiudere immediatamente questa esperienza, improvvisamente. Perciò in un attimo i nostri apostoli si guardano attorno e non vedono più nessuno, non vedono più Elia, non vedono più Mosè, la nube è scomparsa, ma resta Gesù solo con loro. Questo è l'obiettivo della nostra vita, del nostro ritirarci sul monte in preghiera per contemplare Gesù solo con loro. Possiamo aggiungere che poco dopo il nostro episodio, scendendo dal monte, Gesù li obbligherà al silenzio e poi annuncerà una seconda volta la sua passione. Davvero questa esperienza straordinaria dove Gesù rivela la sua divinità attraverso l'umanità è incastonata da due annunci della passione, come per dire che si raggiunge la gloria della risurrezione, l'umanità trasfigurata nella sua profondità attraverso il percorso della passione. Questa esperienza che i nostri tre apostoli fanno con Gesù è un'esperienza che rivela perciò l'identità di Gesù, vero Dio e vero uomo, ci dice che conosciamo e entriamo nel mistero di Cristo attraverso la Sacra Scrittura e nell'ascolto di Lui siamo veramente Suoi discepoli. Questa esperienza ci rivela anche il destino della nostra umanità. Nella sequela di Cristo la nostra umanità, che passa necessariamente attraverso la passione e la sofferenza, è destinata a una grande gloria, è destinata alla gloria del paradiso.